Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché andremo a vedere il primo store italiano di Xiaomi. Sì, destinazione centro commerciale, il centro di Arese, dove Xiaomi ha aperto il suo primo store in Italia. Quindi andiamo un po' a scuriosare che prodotti Xiaomi ha deciso di vendere in Italia, che prezzi ha in Italia e come ha allestito lo store in Italia. Quindi adesso, coda permettendo, perché c'è un traffico allucinante, praticamente siamo fermi, cerchiamo di raggiungere lo store Xiaomi. Porca miseria ragazzi, questo casino di traffico che c'è, arrivo che hanno già aperto almeno 4-5 store in Italia. No ragazzi, mi sa che mi sbagliavo. Non arrivo che hanno aperto 4 store in Italia, di sto passo arrivo che ne hanno aperti 10 di store in Italia. Mizzica, ma che traffico c'è? Ragazzi, guardate il traffico, è tutto rosso fuoco, ma dai, non arriverò mai. Mancano 19 km, ma saranno i 19 km più lunghi della mia vita. Ragazzi, almeno adesso c'ho traffico, ma almeno c'ho un bel panorama. Dico solo guardando questa Lotus, visto che non arriverò mai allo Xiaomi Store. Diciamo che andando oggi, che è lunedì, ho evitato probabilmente la coda dello Xiaomi Store che c'era sabato, ma mi sono beccato una coda infinita in strada. Alla fine sa che non ci ho guadagnato. Ragazzi, la canzone che ho adesso come sottofondo in macchina è quella adattissima. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta, siamo usciti dal traffico, finalmente stiamo andando. Però mi preoccupo perché dall'altra parte c'è una coda infinita, quindi quando devo tornare mi sa che me ne faccio un'altra. Sembrano le code di agosto andare a Riccione. Ragazzi, siamo arrivati al centro commerciale di Arese, è stato un incubo, un calvario, ma ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo solo trovare il parcheggio. Che però sembra non esserci grandi problemi. Direi che almeno di parcheggi ce ne abbiamo a volontà. Ok ragazzi, siamo arrivati, finalmente possiamo andare a vedere lo store. Siamo. Ragazzi, siamo arrivati allo Xiaomi Store, quindi adesso entriamo e scuriosiamo.
ragazzi, i prezzi dello store sono più o meno del 20% in più rispetto agli shop online. Diciamo che il 20% in più ci sta per una vendita in Italia e soprattutto in un negozio fisico, quindi i prezzi secondo me sono buoni. Il catalogo non è vastissimo rispetto ai prodotti Xiaomi che si trovano negli shop online cinesi, però dicono che ne arriveranno nei prossimi mesi degli altri in aggiunta a quelli che già ci sono. L'arredamento dello store è in stile Apple o stile DJI se vogliamo, comunque in stile Apple. L'ambiente è carino, quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo in prossimi video. Ciao!